progressi continui nella ricerca, ma anche emergenze che devono essere affrontate. Tutti abbiamo vissuto e stiamo vivendo ancora un periodo che abbiamo chiamato il periodo della pandemia, un percorso dove non potevamo non affrontare, anche per le persone con sclerosi multipla, il tema Covid. C'è qualche considerazione che dobbiamo fare? Cosa devono fare le persone con sclerosi multipla? Devo cambiare le terapie? Devo rallentare le terapie? Oggi, ovviamente, anche il tema delle vaccinazioni. Questo tema, Covid e sclerosi multipla, l'abbiamo affrontato tempestivamente insieme, l'abbiamo fatto, come fondazione insieme alla Società Italiana di Neurologia. E quindi a tutti i neurologi di tutti i centri, anche con ricerche che adesso vi presenteremo nei prossimi minuti, e l'abbiamo fatto e lo stiamo facendo adesso con un percorso, un programma di ricerca, su Covid e sclerosi multipla che vede coinvolta anche l'Associazione Italiana di Neuroimmunologia, di cui è presidente Roberto Furlan, che è qui con me oggi a moderare. Quindi, un percorso che facciamo insieme, ancora una volta, un percorso che continua perché, ripeto, questo programma ha ancora di fronte, molti obiettivi da realizzare ed è, anche importante il contributo che la nostra fondazione sino a questo momento ha dato a queste ricerche su Covid e sclerosi multipla e il contributo che darà. A questo proposito, il bando, che tutti gli anni mettiamo a disposizione dei ricercatori italiani per la ricerca scientifica, al di là degli studi che abbiamo già cominciato a finanziare come fondazione, sarà proprio dedicato a Covid e sclerosi multipla, perché è importante continuare la ricerca in questo campo sempre per dare risposte concrete alla persona con sclerosi multipla. Un altro attore protagonista di questo percorso, dicevo, la Società Italiana di Neurologia, è caratterizzata da un gruppo di studio dove partecipano tutti i neurologi e i ricercatori impegnati nella sclerosi multipla e Francesco Patti fino a poche settimane fa e quindi in tutto questo periodo di pandemia anche è stato il coordinatore del gruppo di studio per la sclerosi multipla Società Italiana di Neurologia e con lui abbiamo fatto questo percorso e non solo perché tanti sono stati anche i percorsi di advocacy. Quindi il titolo Sclerosi multipla Covid-19 un anno dopo, un po' più di un anno ormai perché è passato un po' più di un anno, un impegno collettivo. Francesco Patti, professore di neurologia all'Università di Catania, a te la parola. Grazie Francesco. Grazie Mario, buongiorno a tutti. Provo a condividere il mio schermo. Allora, sì, come è stato introdotto già dal professore Battaglia, tocca a me oggi fare il punto dopo 14-15 mesi da questa pandemia, quindi sono argomenti leggermente diversi da quelli che hanno affrontato i miei colleghi precedentemente, ma come diceva giustamente il professore Battaglia, è opportuno riconsiderare un po' questi aspetti, anche perché ha toccato molte delle nostre decisioni e soprattutto molte delle decisioni che sono state prese per le persone con la sclerosi multipla. Mi piace iniziare con questa diapositiva proprio per farvi vedere un po' che mi rivolgo chiaramente a tutti i presenti. Come in ogni parte del mondo, ecco, le associazioni delle persone con sclerosi multipla, le società scientifiche, in Italia, Mario prima ha fatto riferimento alla Società Italiana di Neurologia, si sono consociate, consorziate, diciamo, hanno lavorato insieme, quindi è una delle parole che sta dietro appunto a Mario Battaglia, no? Quindi insieme l'associazione di persone con la malattia e le società scientifiche per far fronte un po' a questa condizione che certamente ha toccato le persone, ha toccato poi anche i medici e tutti gli operatori sanitari che si occupano di questa malattia. Questa diapositiva ve l'ho portata un po' perché effettivamente le infezioni, ecco, in una malattia come la sclerosi multipla possono essere un po' più frequenti, quindi questo è un rischio che corriamo. L'ha accennato un pochino prima anche nel suo intervento il professore Matarrese quando ha parlato un po' della teoria dell'igiene,
In realtà da qualche tempo sappiamo anche come le infezioni possono addirittura essere in età infantile, adolescenziale, considerata come una fase prodromica della sclerosi multipla. E gli italiani, qui vi sottolineo due lavori che sono stati pubblicati prima dello scoppio della pandemia, avevano già in qualche modo posto l'attenzione sul rischio infettivo nella sclerosi multipla. E avevano prodotto queste due importanti linee guida che hanno portato anche i clinici nei vari centri ad utilizzare le informazioni che venivano da queste raccomandazioni specifiche nel fare un'anamnesi un po' più accurata sulle infezioni che avevano interessato la persona con la malattia, per poi opportunamente andare a scegliere il farmaco più adatto. E arrivavano poi anche alla conclusione, quindi, di andare a considerare rischi e benefici sui farmaci più opportuni, ovviamente senza tralasciare, poi successivamente, quando è scoppiata il problema del Covid, senza tralasciare l'importanza dei vaccini, l'ha accennato anche il professore Comi nel suo intervento, come adesso per fortuna, e lo vediamo anche dai numeri, grazie ai vaccini, qualche cosa effettivamente è cambiata in maniera sensibile e significativa. Ma andando più nello specifico del tema che mi è stato affrontato, una delle prime domande che ci può venire dentro è: effettivamente il Covid è associato con il rischio di avere una maggiore frequenza di recidive nelle persone che sono affette da sclerosi multipla, e l'eventuale terapia modificante il decorso della malattia protegge le persone con sclerosi multipla dall'avere l'infezione con Covid? Allora, questo primo studio ci fa vedere effettivamente, quindi, se guardate a questo punto, come l'utilizzo di farmaci modificanti il decorso della malattia oggettivamente sembra proteggere dal rischio dell'infezione. Tuttavia, se guardate qui in basso, quindi sappiamo anche che però ci sono un certo numero di pazienti, quindi un certo gruppo che sfugge a questo tipo di controllo, e quindi anche se i pazienti vengono trattati con farmaci modificanti il decorso della malattia, parte di questi pazienti, qui vedete in questo studio, sono 200 tra quelli che peggioravano contro 120-130 circa che non peggioravano, non sono del tutto protetti dal contrarre l'infezione. Come diceva Mario nella sua introduzione, l'avere convissuto e convivere ancora con la pandemia ha comportato comunque nei neurologi una serie di determinazioni, una serie di decisioni che probabilmente non hanno fatto proprio del tutto il bene delle persone con la malattia, perché se guardate in questo primo grafico, oltre il 30% dei pazienti, vedete, che devono iniziare una terapia specifica per la sclerosi multipla potrebbero o non iniziare la malattia oppure avere, diciamo, una scelta terapeutica che in qualche modo è influenzata dalla condizione pandemica. E nei pazienti invece che erano in corso di terapia, vedete che la percentuale, ecco, dei dubbi tende ad aumentare, quindi alcune scelte terapeutiche potrebbero essere abbandonate per lasciare il posto a terapie che potrebbero anche risultare meno efficaci. Qui con questo freccione indico i pazienti, sicuramente conoscono bene questi farmaci, indico soprattutto l'ocrelizumab, il rituximab, ma indico anche farmaci come il natalizumab. Abbiamo imparato anche nel corso degli ultimi 15-18 mesi, in realtà, ad utilizzare la telemedicina. In realtà già questo lo facevamo, no? Rispondendo alle mail, rispondendo a diverse chat, ai social, e però questo certamente in questi ultimi mesi sicuramente è stato notevolmente amplificato proprio per tenere quanto più possibile le persone a casa, e grazie a questa azione congiunta tra l'AISM, FISM e la Società Italiana di Neurologia abbiamo scritto una serie di raccomandazioni che sono state fornite alle persone con sclerosi multipla. Adesso siamo arrivati alla quarta, quindi, ma fra qualche minuto
ne parleremo un po' più in dettaglio, quindi in questo modo abbiamo cercato di essere un po' più vicini a tutte le persone. Si diceva nell'introduzione che l'Italia è stato uno dei primi paesi ad operare in questo senso, quindi raccogliendo proprio tutta una serie di informazioni che veniva dai centri. Io ho avuto la possibilità, l'opportunità di coordinare la rete dei centri di sclerosi multipla e grazie ad un'operazione, diciamo, che è nata tra Roma e Brescia e poi in qualche modo coordinata nell'analisi dei dati anche dall'Università di Genova, da Maria Pia Sormani, che tutti quanti voi conoscete, siamo riusciti in pochissime settimane, tra marzo e maggio, ad operare già questa prima analisi su dati confermati e su dati sospetti di Covid, quindi portando un po' all'attenzione un po' intanto delle persone con la malattia, dei neurologi e poi di tutte le comunità scientifiche, che essere soggetti in età più avanzata di sesso maschile con una malattia a decorso progressivo non trattati, quindi qui emerge ancora il problema dei farmaci modificanti il decorso delle malattie, ed avere delle comorbidità, poteva essere associato a un rischio più frequente di contrarre il Covid e di avere anche una forma di infezione più grave. Questo stesso dato è stato subito dopo replicato a distanza di poche settimane dai francesi su una casistica di circa 350 pazienti e come vedete qui anche loro il sesso maschile, l'età più avanzata, l'obesità, le comorbidità e una forma più grave di malattia, quindi DSS6, quindi forme progressive, fossero associate quindi a un maggiore rischio di contrarre l'infezione ed avere anche un'infezione più grave. I colleghi hanno poi cercato di stratificare, i colleghi francesi hanno cercato di stratificare questi 347 pazienti sulla base anche dei loro trattamenti e addivenivano ad una conclusione che i non trattati, lo vedete dall'intensità del blu, avevano una maggiore gravità di contrarre il Covid, ma non emergeva nessun segnale di differenza per quanto riguarda i diversi farmaci modificanti il decorso della malattia. In altri termini, secondo i colleghi francesi, sto parlando di maggio-giugno 2020, prendere l'interferone beta o assumere per esempio l'ocrelizumab o rituximab non faceva nessuna differenza in tema di rischio di infezione e gravità di infezione stessa. In realtà però noi come gruppo Italia quindi avevamo continuato a raccogliere i nostri casi e quindi su una casistica di numero più elevato rispetto a quello che avevamo prodotto nella prima comunicazione sull'Lancet Neurology, abbiamo potuto dimostrare come a differenza dei colleghi francesi, come l'essere trattati per esempio con metilprednisolone entro un mese dall'avere contratto il Covid possa essere legato a un rischio di infezione più grave, quindi anche a un maggiore rischio di infezione, quindi ricordiamo che anche il cortisone quindi ha azione immunosoppressiva, ma soprattutto segnalavamo, ma era già in qualche modo accennato anche nella prima comunicazione, segnalavamo che i farmaci che si comportano distruggendo i linfociti B, quindi gli anti-B in particolare ocrelizumab e rituximab, fossero legati a un maggior rischio di infezione e una maggiore gravità dell'infezione stessa da Covid. Diceva Mario, la ricerca non si è mai fermata, in realtà adesso siamo arrivati a oltre 2.225 casi analizzati. E se quello, il dato che vi ho fatto vedere prima è stato un po' criticato dai revisori perché c'era un'alta percentuale di pazienti con casi sospetti rispetto ai casi confermati, adesso la situazione che possiamo analizzare riguarda quasi 1.600 pazienti, quindi oltre il 70% di casi confermati rispetto ai casi sospetti. E come vedete qui, la curva ora certamente si sta riducendo grazie ai vaccini, questo è un dato fermo a marzo, vedete come nella cosiddetta seconda ondata in realtà il numero dei casi si è decisamente aumentato anche nella popolazione
nostra, quindi nella popolazione a sclerosi multipla, così come nella popolazione italiana e nella popolazione di tutto il mondo. Qui vedete un po' lo spaccato dei vari trattamenti, quindi abbiamo avuto la possibilità di analizzare, quindi sulla base di questi numeri, quindi quanto pesa il trattamento con un farmaco rispetto a un altro farmaco sul rischio di infezione e anche sulla sua gravità. Ma prima vi voglio dare il dato dei soggetti deceduti. Qui sono 26 deceduti su 2.225 casi analizzati e vedete che la metà di essi sono non trattati. Quindi ancora una volta questo ci porta a dire che il trattamento con i farmaci modificanti del corso della malattia forse ci protegge dall'avere un'infezione più grave. Questo è un dato estremamente importante rispetto a quella diapositiva che vi ho fatto vedere prima, in cui si andava dal 30 al 50% circa dei neurologi che mettono in dubbio la possibilità di scegliere un trattamento specifico per la malattia o addirittura di cambiare strategia terapeutica. Non dimentichiamo che dall'altra parte dobbiamo affrontare e trattare una malattia di una certa gravità, quindi per quanto riguarda la sua evoluzione come la sclerosi multipla, e quindi sappiamo anche che perdere tempo con il trattamento sicuramente è qualcosa che poi pagheremo in termini di disabilità maggiore. Abbiamo rianalizzato solo sui casi confermati, quindi quelli con il famoso tampone molecolare, quindi 1583 soggetti, come ancora una volta, quindi i farmaci anti-CD20, quindi il rituximab e l'ocrelizumab, fossero legati a un maggiore rischio di infezione e anche a una maggiore gravità di infezione. Abbiamo addirittura trovato che la maggiore esposizione, quindi la maggiore durata di trattamento con questi farmaci può aumentare e il rischio di infezione e la sua gravità stessa. Dall'altra parte, quindi confermando comunque i vecchi dati riguardanti l'età, il sesso, le comorbidità, la forma progressiva, dall'altra parte abbiamo visto come invece l'interferone e quasi l'assenza della significatività anche la teriflunomide possano avere quasi un ruolo protettivo sull'infezione stessa. Recentemente l'Italia e la Francia hanno deciso di unirsi, quindi ancora una volta torna di nuovo questa parola insieme e vi faccio vedere qui e qui si vede chiaramente come sulla destra, cioè tutto ciò che va male, Italia e Francia vadano d'accordo, vadano a braccetto, quindi età, sesso, comorbidità, progressione di malattia e da quest'altra parte invece ciò che va meglio, vedete, è essere trattati con interferone. Quindi in qualche modo sia per gli italiani che per i francesi può avere un ruolo protettivo sul rischio di infezione e sull'infezione stessa. Dati simili sono recentemente apparsi per un lavoro prodotto in Nord America, quindi ancora una volta qui vedete come i farmaci anti-CD20 possono essere legati a un maggiore rischio di infezione e una loro maggiore gravità, mentre invece sembrano protettivi per gli americani interferoni e il copolimero. Come riferimento è stato preso il dimetilfumarato perché è il farmaco più largamente utilizzato in tutto il mondo. Qui vi faccio vedere un dato che è stato comunicato all'American Academy of Neurology su oltre 2.000 pazienti, anche in questo caso, ma che è un dato confermatorio sostanzialmente. Quindi i pazienti, vedete, che utilizzano farmaci anti-CD20 sono i pazienti che sono stati poi purtroppo soggetti a ricorrere alle terapie intensive e quindi alla ventilazione meccanica, mentre qui su questa riga bassa tutti gli altri farmaci in qualche modo sono farmaci abbastanza, come dire, protettivi. Ora, recentemente, proprio questa settimana, è uscito questo lavoro, quindi dei canadesi, se non ricordo male, che ha analizzato la frequenza dell'infezione Covid nelle persone con sclerosi multipla. Loro concludono che non c'è un maggiore rischio di infezione nelle persone con SM, eccetto quelle persone che non sono trattate e quelle persone che eventualmente siano trattate con i farmaci anti-CD20, dove hanno osservato anche un più alto tasso di mortalità. Questa diapositiva, sì, poco fa vi ho accennato al ruolo
possibile ruolo protettivo dell'interferone è una coppia di lavori, quindi che è apparsa un anno fa, tende a dimostrare come delle alterazioni genetiche, quindi nella via del meccanismo d'azione dell'interferone, quindi sull'induzione di alcuni geni a livello intracellulare, sia legato a un maggiore rischio di contrarre un'infezione più grave da Covid, quindi innescando tutta una serie di condizioni autoimmunitarie. Mi accingo ad arrivare alla fine per accennare quindi a questa quarta linea guida. Qui ho messo come primo nome Gasperini, adesso il coordinatore del gruppo è lui, quindi è lui che deve raccogliere le file, e vedete che sulla base di alcune informazioni recenti che sono emerse, sui quali ora mi soffermerò un po' più in dettaglio, quindi si suggerisce ovviamente andare ai vaccini, perché i vaccini non esacerbano la sclerosi multipla e non riducono l'efficacia dei farmaci modificanti il decorso della malattia in alcun modo. Tuttavia, ecco, ci permettiamo di segnalare queste altre raccomandazioni nei pazienti che devono iniziare terapie. Vedete, è opportuno, suggeriamo di aspettare 3, 4, 6 settimane per tutti questi farmaci, quindi che sono farmaci un po' più ad elevata efficacia, quindi che noi classifichiamo come immunosoppressivi, mentre invece per questi farmaci qui in basso non vi è alcuna limitazione. Per i pazienti che ormai sono in trattamento, si suggerisce di aspettare 12 settimane, quindi 3 mesi se volete, dall'ultima somministrazione dei farmaci immunosoppressivi. Nessun dato e nessuna conclusione è possibile trarre per quanto riguarda questi altri farmaci, fingolimod, ozanimod e siponimod, ma noi suggeriamo comunque ugualmente di continuare a trattare con questi farmaci, di non interrompere questo tipo di terapia, nonostante un recente lavoro degli israeliani, due lavori degli israeliani tendono a dimostrare, come vedete qui, che il trattamento con il fingolimod non permette la formazione della risposta anticorpale al vaccino. Si parla di risposta anticorpale umorale. Roberto Furlan e tutta la INIMA, tanti altri ricercatori in quest'ambito, però ci hanno ammonito, quindi quando noi clinici abbiamo visto questi dati, guardate che esiste anche una risposta cellulomediata, e quindi non è solo su questi dati che vi dovete preoccupare. Quindi li portiamo chiaramente per ovviamente pulizia scientifica, però certamente aspettiamo di conoscere anche i dati della risposta cellulomediata, e certamente raccomandiamo ai pazienti di vaccinarsi indipendentemente, ecco, da queste informazioni che io vi sto dando. Sempre nel gruppo dei farmaci a più elevata efficacia, contrariamente a quello che accade per ocrelizumab e rituximab, vedete qui, ma sto parlando di risposta anticorpale umorale, non cellulomediata, che la cladribina non ha questo tipo di neo, quindi renderebbe un po' più facile, ecco, questo tipo di campagna vaccinale in qualche modo. Quest'altro dato per il momento submitted, quindi sappiamo che ha un buon livello, quindi abbiamo raccolto con i dati che ha coordinato la piattaforma MUSCI-19, quindi Maria Pia Sormani, anche informazioni sui dati sierologici non solo dei pazienti italiani, ma anche pazienti che provengono da altri paesi. E come vedete qui in rosso, ancora una volta, quindi conferma il dato degli israeliani, cioè che l'ocrelizumab o gli anti-B e rituximab tendono un po' a ridurre la risposta anticorpale umorale ai vaccini. Tuttavia, e quindi anche su questo le agenzie regolatorie hanno preso una posizione chiara, quindi la prima credo che sia stata l'FDA, e quindi la do così come appare questa informazione a tutte le persone collegate, quindi la perdita o la mancanza di risposta umorale non comporta che i pazienti non siano protetti dall'essere vaccinati. Quindi noi chiaramente raccomandiamo certamente a tutte le persone con la malattia, con sclerosi multipla, di potersi vaccinare. Del resto, su questo è stata fatta una campagna ad hoc e loro sono stati tra i primi, dopo gli operatori sanitari, ad essere vaccinati. Io stesso nel mio database ho circa 800 persone, già tra quelli che ho sentito,
che sono vaccinati e vi posso garantire che rispetto per esempio al rischio di ricadute, credo che una sola di queste persone nell'arco di questi 6 mesi sia andato incontro ad una recidiva, quindi un dato assolutamente bassissimo, no? Se pensiamo 800 persone circa che sto segnalando. Allora mi sembra che possiamo concludere che non vi è un rischio maggiore o di maggiore gravità di infezione da SARS-CoV-2 nelle persone con sclerosi multipla. Di tutte le coorti esaminate in ogni parte del mondo, quindi tendono a dimostrare come età, sesso maschile, comorbidità e DSS più avanzato, forma progressiva, in qualche modo sia associata a un maggiore frequenza, maggiore rischio di gravità, di malattia. Gli anti-CD20 hanno forse qualche problema in più. Italia e Francia hanno trovato un accordo, quindi nella seconda parte dell'anno, quindi beh, la scienza ogni tanto va a confutare anche quello che aveva prodotto prima, e questo rischio sembra vedere potersi associare all'aumento dell'esposizione al trattamento, però ricordiamo sempre che se non abbiamo altre alternative, quella è la terapia che dobbiamo fare. Raccomandiamo, lo diceva la quarta linea guida targata Gasperini, ecco, in questa mia presentazione, vaccinarci contro Covid-19 prima possibile. Qualcuno ancora non l'abbia fatto, ancora vedo qualche paziente in presenza che mi dice: beh, volevo prima parlarne con lei, vabbè, quindi lo raccomando. Certamente alcuni farmaci in qualche modo richiedono un aggiustamento temporale, quindi nella somministrazione, e porto quest'ultimo dato sulla così possibile non formazione disposta a anticorpale umorale, però ovviamente aspettiamo, ecco, invece la risposta cellulomediata che ci possa tranquillizzare, possa soprattutto tranquillizzare ulteriormente le persone con la malattia. Vi ringrazio ancora per avermi dato l'opportunità di essere qui con voi, di parlarvi e di parlare, di questo tema. Resto a disposizione per la discussione. Grazie. Curarsi, ma questo lo sappiamo da tanti anni, curarsi è fondamentale. Oggi vaccinarsi, perché anche questo è fondamentale. Ovviamente deve continuare la ricerca in questo campo, l'abbiamo già sottolineato, anche se in buona parte Francesco Patti ha già risposto alle domande che nel frattempo stavano arrivando. Comunque puntualizziamo ancora. Una domanda chiede: si creano anticorpi dopo aver fatto la vaccinazione in chi sta assumendo ocrelizumab? Ridiamo comunque una risposta a questo, Francesco. Certo, allora dai dati che abbiamo sembra che la produzione sia una produzione scarsa, ma stiamo parlando di risposta umorale, quindi non stiamo guardando quello che accade a livello intracellulare. Quindi alcuni dati in questo senso invece tendono a dimostrare che la risposta cellulomediata invece sono presenti, sono attive, e quindi anche per le persone che fanno anti-B. Quindi nessuna preoccupazione, del resto questo viene detto anche per altre malattie, per i soggetti, ma anche per la sclerosi multipla, per i soggetti che hanno ricevuto il trapianto autologo durante questo periodo. Non sono tantissimi, ma ce ne sono, e quindi stiamo valutando anche questi soggetti.